11 dicembre, Palazzo Brancaccio, gran galà di beneficenza organizzato dall'Osservatorio Nazionale Permanente per la Sicurezza. Tanti gli artisti che hanno deciso di aderire a questa lungimirante iniziativa benefica. Tra loro brillano le sorelle Zulla, che sono qui con noi per raccontarci della loro passione artistica. Allora, intanto, come nascete artisticamente parlando e quando? Allora, artisticamente parlando siamo nate, diciamo, da poco, nel senso che abbiamo ripreso da poco, però diciamo che è una cosa che abbiamo sempre fatto. Io da piccola ho sempre disegnato, dipinto, poi qualcosa che fino ai 17-18 anni ho portato avanti e poi ho smesso di colpo, al che non ho più ripreso né a dipingere né a disegnare, niente. Poi un bel giorno di 3 o 4 anni fa mia figlia trovò dei disegni miei che io avevo quasi dimenticato. Disse: mamma, ma come sono belli. Dissi: ma Annabella, ma non dire sciocchezze. Dissi: no mamma, sono bellissimi, tu devi riprendere. Poi da allora tartassò la zia, perché della zia invece mia sorella ha sempre dipinto. Poi fino a, diciamo, a 30 anni, per un problema suo, no, smise anche lei, e per 13 anni non ha mai più toccato un pennello, al che ci tartassò a tal punto a tutte e due: no, voi dovete riprendere. Disse: Annabella, ma chi si può mai interessare alla nostra arte? Mamma, non ti devi preoccupare, ci penso io. Ah, va bene, riprendiamo. Tanto fece, ci costrinse a comprare penne, pennelli, inchiostri e quant'altro, e abbiamo ripreso. Poi da piccole... Allora, ecco, raccontiamolo adesso facendo proprio, diciamo, i percorsi. Allora, intanto questo incipit che nasce da un impulso di famiglia. Sì. Anna e Mirella... Poi, una volta ripresi o presi pennelli in mano, ricominciano e scoprono la loro arte in un modo veramente inequivocabile, nel senso che poi voi avete portato le vostre opere d'arte anche fuori dai confini nazionali. Confini nazionali, tant'è vero che siamo stati al Louvre, e al che abbiamo portato due nostre opere al Louvre. Una di queste opere è esposta qua, l'altra invece sta a Mantova Art, quella di mia sorella, e altre opere, abbiamo mostre un po', diciamo, in tutta Italia. Adesso una mia opera sta al Gubbio, diciamo che sta là a partecipare a un altro premio, e quindi al Museo Diocesano di Gubbio sta un'altra opera. E quindi da qui si è aperto un mondo, nel senso che comunque ci chiamano anche, diciamo, a livello proprio anche in America, da tutte le parti. E anche il mondo della solidarietà, mi permetto di spendere una parola anche con te. Come mai qui stasera? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la Presidente Benedetti. Brava. Che ci ha voluto qui, e veramente, cioè, per noi è un onore ed è un piacere stare qui. Non so, avete sposato una causa importante, lo sapete, perché questa sera parliamo di ricostruire una scuola per 600 ragazzi del Senegal, e parliamo anche di dare benefici a chi soffre di patologie particolari, rare. La Presidente infatti ci ha, diciamo, invitato qua, e noi siamo state ben felici, sapendo che c'era questa, diciamo, gala benefico, di offrire due nostre opere. E infatti la signora Benedetti, insomma, diciamo, ci ha veramente gratificato del fatto che ci abbia invitato qua. Per noi è stato un grandissimo onore. E quindi... Cosa metterete in palio per la Riffa di Beneficenza? Quale opera? Che tecnica? Soprattutto che supporto? Allora, un'opera, diciamo, di mia sorella è la tecnica, diciamo, è sempre olio su tela, è, il genere puntinismo, praticamente lei sta spaziando in altri generi, nasce con un genere classico, però si sta adesso evolvendo, facendo degli astratti con questo puntinismo, spazia da un genere all'altro, mentre io praticamente da che avevo, diciamo, la mia tecnica, un astratto figurato, inchiostro di china su cartoncino di base,
Poi da qui ho messo il colore, l'acrilico, pastelli, penne di vario genere, come mi dice la testa in quel momento, a dir la verità. Allora, le due sorelle sono qui con le loro opere, sono soprattutto qui con la loro grande, straordinaria maestria, quindi io ringrazio personalmente Anna Mirella Zulla e noi continuiamo naturalmente a visitare quello che è questo angolo meraviglioso di mondo che ha deciso di sposare questa sera la beneficenza.